Sandra Milò è qui, appena arrivata. Ciao Sandra. Allora, ieri è rimbalzata su tutti i giornali la dichiarazione che tu hai fatto qui. Intanto io ci tenevo a chiarire una cosa con te che è legata al periodo, perché molti insomma, hanno scritto, poi i giornali scrivono cose, ecco. Però questo fatto che tu hai raccontato è legato a quale anno, Sandra? Cioè, a che anni, a che periodo della tua vita? Sono passati parecchi anni, perché avevo Deborah, che era piccola, e mi ero separata dal mio compagno, Maurice Sergas, col quale avevo convissuto per 11 anni, avevo avuto Deborah. Però io non avevo potuto riconoscere Deborah perché era sposata con un altro, e quindi allora c'era la legge, insomma, era molto diversa da adesso, per fortuna, ma comunque allora era... E mi sono lasciata con lui. E lui non voleva, mi ha fatto una serie di processi, tantissimi, quasi 40 processi, una cosa allucinante. E allora io naturalmente mi battevo moltissimo perché volevo mia figlia. Alla fine siamo arrivati a un accordo, come dire. Io ho rinunciato a tutto quello che avevo guadagnato in quegli anni, che era moltissimo, perché avevo una bellissima casa a via Stoppani, avevo gioielli, pellicce, due società cinematografiche in Italia e una nel Liechtenstein, che però non gestivo io perché non era il mio lavoro. Mm-hmm. Allora ho detto che se lui mi lasciava l'affidamento di mia figlia, io gli davo tutto quello che possedevo. Non volevo niente, non mi importava. Cioè, per l'affidamento di tua figlia? E quindi io ho lasciato tutto a lui. Naturalmente mi sono trovata senza niente. Vabbè, ma si ricomincia sempre, non è quello il problema. Il problema era che c'erano delle tasse che lui non aveva pagato. Mm-hmm. E che quindi però erano a nome mio. E quindi venivano addebitati a me. E questa era una cosa gravissima, non sapevo come risolverla. Allora questo amico che mi era vicino, straordinario, una persona meravigliosa, mi ha detto: ci penso io. E gli ho detto: ma perché lo devi fare tu? E lui mi ha detto: perché ti amo. L'ha fatto lui. E vabbè, si paga tutto nella vita, no? Tutto ha un prezzo. Anche, voglio dire, anche la gratitudine è un prezzo. Allora, no? Lui ti amava, ma tu non lo amavi, perché... No. Tu ieri hai dichiarato questo. Possiamo sentire, per favore, la dichiarazione di pochi secondi, no? Io gli ho sempre pagate le tasse. Allora, devo dire che io ho avuto un periodo straordinario di anni 60 e prima, no? Però ho perso tutto, perché quando c'è stata una trattativa, io volevo mia figlia e ho rinunciato a tutti i miei beni. Ho rinunciato a tutto, sono rimasta a zero, come oggi, però avevo mia figlia. Però erano rimaste delle tasse da pagare. Adesso qua farò una confessione che è sconvolgente, però la voglio fare. Bene, io quelle tasse le ho pagate, pur non avendo più i denari guadagnati. E per pagarle mi sono venduta, sì, proprio, esattamente. Mi sono data a un uomo gentile, carino, meraviglioso, che ha pagato per me le mie tasse, perché io non potevo pagarle. Ecco, cioè, questo non l'ho mai detto a nessuno, ma oggi voglio dirlo. È vero, è la prima volta che lo dico. Non concepisco, l'amore lo concepisco soltanto fatto per amore, però è successo. E poi che comunque... significa, che significa, Sandra? Perché insomma, quello che hai detto è sicuramente molto forte. Poi noi qui nel nostro studio di battaglie, diciamo spesso di battaglie sociali, ne facciamo tanto anche per proteggere le donne, no, da alcuni meccanismi. Per cui questa tua dichiarazione ieri mi ha lasciato un po' così, anche perplessa. Io volevo capire che cosa pensi tu, ma soprattutto ad un certo punto tu hai detto: non mi sono nemmeno pentita, no? No. Io non giudico, Sandra, non giudico, perché io rispetto la tua testimonianza. È chiaro che è un messaggio che è forte, anche, diciamo, duro, non condivisibile, no? Non so,
probabilmente riceverò anche molte critiche, d'accordo. Però vedi, tu susciti sempre molto affetto, poi bisogna... Io devo dire che il pubblico ti ama molto. Forse, non lo so, i tuoi racconti di questo ultimo periodo, anche la tua fragilità nel momento in cui avevi problemi economici, probabilmente ti ha portato un affetto del pubblico anche molto forte. Sì. Scusa, le cose belle mi commuovono sempre, cioè proprio mi commuove l'affetto della gente, il sapere che capisce, che hanno avuto i miei problemi, molti, no, come me. Io volevo dire perché è brutto, cioè non è pagare le tasse, è una frase così, ma è un fatto che è un dovere di tutti noi, no? Voglio ma perché dire, tu ti sei, leggi, ti sei sentita di raccontarla questa storia? Ieri ad un certo punto hai detto io voglio dichiarare questo, non ne avevo mai parlato, avevo quest'uomo che mi amava, io non lo amavo e mi sono concessa per... un fine per me, esatto. Che era un fine economico diciamo. Esatto, per quello mi considero perché come perché venduta, hai deciso di raccontarlo, Sandra? Ma perché c'è stata una signora che ha detto, non so, ha parlato che le tasse, come se io avessi vissuto, non so, come una cicala, no, sprecando così. Non è vero, non è il mio caso, non è mai stato. E quindi volevo dire che io le ho pagate anche quando non avevo i mezzi, con la mia persona, non importa, hai capito? Se poi io mi sono dovuta in qualche modo vendere. Tu ne hai sofferto sì, di tutta questa, cioè sì, di perché... questa scelta che tu hai fatto, ripeto, una scelta che io non condivido, però comunque rispetto alla tua testimonianza, però tu ne hai sofferto, cioè per questo tu hai deciso di raccontarlo ieri, per mostrare che non hai vissuto tutte rose e fiori, che comunque anche tu... nei tuoi momenti difficili, magari con scelte anche sbagliate, però hai pagato. Ma sì, ma che potevo fare allora? Cioè, poteva essere la rovina mia, io mi trovavo come una bambina, no? Senza niente. Cioè, era una cosa da comunque da decidere. E anche un atto d'amore, perché io credo che la cosa più bella che possa capitare a un essere umano siano proprio i figli, no? Che un amore così grande ti riempie la vita, ti dà il senso della vita, perché succede spesso, no? Succederà anche a voi tutti di chiedersi ma perché vivo, perché sono qua, no? E poi quando hai figli lo capisci perché vivi, no? Per loro, per la continuità, per l'amore, perché certo. Poi tu continui anche tu attraverso loro. È una cosa meravigliosa. Certi figli sono anche grandi responsabilità. Io volevo chiedere a Don Antonio, ringrazio Angela che è rimasta con noi, c'è tutto il pubblico che sta ascoltando. Don Antonio, può venire qua per cortesia? Venga. Allora, volevo sentire Don Antonio, che Don Antonio ha una storia anche molto forte. Buongiorno. E di rinuncia anche. Io volevo, prego, siediti. Volevo solo sapere che cosa lei ha ascoltato il racconto sì, di Sandra. Sì. Volevo chiederle che cosa ne pensa. Sì. Io non mi sento di giudicarla. Ma nessuno può giudicare. Nessuno di noi può giudicare. Anche perché io professo un Dio che è padre, che accoglie, che abbraccia e che non discrimina. Nella vita non sempre, come dire, tutto si può spiegare. A volte accadono delle situazioni, a volte la fragilità, a volte situazioni anche oggettive, come anche abbiamo ascoltato, e uno si ritrova a fare anche delle scelte, non sempre consapevoli. Quindi, come dire, non sempre riusciamo nella nostra vita a spiegare il perché. Ma l'importante è che mi sento di dire, come sacerdote soprattutto, è che lei in questo momento abbia una pace e sia tranquilla con se stessa. È la cosa più importante. Dio ama la vita dei suoi figli e anche vuole il bene dei suoi figli, anche ecco. La mia, vero? Certo, Dio ama certo. Perché per Dio è un padre che ha una logica inclusiva, accoglie, non discrimina, abbraccia, si cala nelle storie delle persone, perché poi grazie. Bisogna dire la verità. Quante volte chiudere. Uomini anche dello spettacolo si ritrovano dall'oggi al domani senza niente e a volte manca anche i beni di prima necessità.
e a volte sono soli, dimenticati. Allora ecco, è importante in questo momento anche per lei, signora, sentirsi amata, accolta da Dio e vada avanti. Il Signore sa cosa c'è nel suo cuore. Lui sa. Grazie ai nostri ospiti. Grazie a Riccardo Signoretti. Grazie a Sandra Milo. Sandra.